Grazie Presidente. Io vorrei ripartire un po' dalle dichiarazioni del Presidente Cappellacci di stamattina, nel corso dell'intervento di replica. Direi che proprio non posso esimermi da una riflessione, visto che il Presidente si è limitato a portare in aula un attacco così paradossale e devo dire anche ingiusto contro chi in tutti questi anni l'ha richiamato alle proprie responsabilità pretendendo operazioni politiche unitarie e condivise. Il Presidente sostiene di credere nella dialettica e nel confronto e di essere deluso per la mancanza da parte dell'Aula di un contributo al dibattito sulle entrate, addirittura dimenticando che cosa è successo il 20 dicembre del 2010, quando avevamo occupato l'Aula. Si lamenta per le polemiche, addirittura per le bugie e per l'amore del contraddittorio della controparte. Quindi di fatto il nostro Presidente è venuto oggi in Aula a ribaltare le sue responsabilità, evocando addirittura Obama e facendo propria la battuta secondo cui l'America sarebbe grande perché sa lavorare di squadra. Quindi queste dichiarazioni sono dettate sicuramente dalla coscienza critica del nostro Presidente, una coscienza critica contro se stesso e contro il suo operato, visto che paradossalmente ha sostenuto stamattina tutto ciò che lui in questi 3 anni ci ha rigorosamente negato. La Sardegna oggi deve fare i conti non solo con la crisi interna, ma con la crisi finanziaria mondiale che si abbatterà ancora di più nell'anno in corso e troverà i sardi non solo indeboliti ma anche impreparati a fronteggiarla. Quindi farà i conti con un governo italiano cosiddetto tecnico, gestito per la prima volta da rappresentanti diretti di interessi di un potere finanziario europeo e che ha preso ci fermiamo così. Sì, la ringrazio Presidente, io sono dell'avviso che potremmo. È un brusio veramente fastidioso. Grazie. Quindi ci troviamo in quanto sardi a fare i conti con un governo italiano cosiddetto tecnico, gestito per la prima volta da rappresentanti diretti di interessi di un potere finanziario europeo, che ha preso atto dell'incapacità politica ed economica del precedente governo Berlusconi e della sua stessa impresentabilità morale e costituzionale, ne ha sancito la sostituzione con rappresentanti più accreditati e credibili in Europa. È chiaro a tutti che l'economia italiana, specialmente in questi ultimi anni, balla sull'orlo del baratro e del fallimento grazie agli sperperi, alle diseconomie e alla gestione affaristica dello Stato. L'attuale capo di governo Monti, accreditato dalle cancellerie europee, il presidente della Banca Centrale Europea, Draghi, sono i banchieri che hanno gestito le dinamiche delle banche di investimento europee e mondiali, per cui conoscono bene i principi a cui si ispirano, principi che sicuramente non tutelano gli interessi del sud dell'Europa e ancor meno quelli dell'economia sarda in fortissima crisi. Oggi noi sardi dobbiamo fare i conti con l'Europa delle grandi nazioni, che non solo ignora la realtà delle piccole nazioni, ma principalmente su di esse che deve far ricadere i costi della crisi globale. Noi sardi ci troviamo di fronte a un'Europa matrigna e a un governo italiano definito in modo ingannevole tecnico. Di fatto è un governo fortemente politico, voluto e sostenuto dai grandi partiti di centrodestra e dal PD. Un governo al servizio dell'Europa, e voglio proprio ribadire, un governo al servizio dell'Europa delle grandi nazioni. In questo contesto di flussi forti interneti, però siete veramente una vergogna, caro compagno, una beffa. In questo contesto di forti interessi internazionali, noi sardi dobbiamo fare i conti soprattutto con l'assenza di una rappresentanza forte, credibile e all'altezza della situazione. Purtroppo questa per noi si sta rivelando un'altra condanna. In questi 3 anni, da quando abbiamo esortato la presenza in aula del nostro Presidente, non era per creare fastidio ideologico, come tante volte.
volte è stato detto in aula, oppure per amore del contraddittorio, come ha detto anche questa mattina il Presidente Cappellacci, ma era la necessità che tutte le forze politiche, tutte le componenti istituzionali della nazione sarda facessero quadrato sul dramma economico in corso e su quello che si sarebbe abbattuto sui sardi. Quali strategie adottare per arginare l'emergenza? Quale strategia globale per il futuro? Con quali risorse? E saremmo dovuti arrivare a conclusioni ben diverse rispetto anche all'annoso problema delle entrate, che ancora stiamo lì ad aprire tavoli per il tempo. Purtroppo tutto questo ci è stato negato in modo responsabile, in primo luogo ci è stato negato dal Presidente Cappellacci, di fatto alle sue assenze fisiche e politiche, come se fosse cosa normale, sono seguite le assenze della sua giunta, sempre più sgangherata, creando una frattura netta all'interno degli organi istituzionali e allontanando ogni possibilità di confronto e di elaborazione di un progetto serio e politicamente condiviso. Poco si parla di questo incidente istituzionale, ma ne pagheremo sicuramente le spese. Quindi per la crisi di democrazia interna e la delegittimazione dei ruoli di cui il nostro Presidente è responsabile, si è sentito autorizzato a gestire in solitudine, con uno spirito totalmente di sottomissione, la questione sarda su inutili tavoli romani. Ma per noi non è più tempo di mendicare. Devo prendere atto oggi più che mai che nel piano della crisi lo Stato italiano, che deve rispondere a interessi europei, innalza sempre di più il livello di scontro con la regione autonoma della Sardegna, che deve essere sacrificata, per piacere, che deve essere sacrificata all'Europa, per cui non è più tempo di weekend romani, ma di azioni concrete, condivise e adeguate, tese ad affrontare e definire una volta per tutte i rapporti fra lo Stato italiano e la regione autonoma della Sardegna. Io credo che il nodo sia questo, quindi rivisitare le nostre relazioni istituzionali. La manifestazione di disperazione dei sardi nelle piazze sono il frutto dell'aggressione dello Stato italiano, contro il quale nulla è stato fatto in questi 3 anni. Anzi, con il senso di impotenza e sudditanza che ha sempre accompagnato il nostro Presidente, le stesse decisioni prese dal Consiglio regionale sono state delegittimate. Vede la questione delle entrate, quindi articolo 8, lo stesso articolo 9 dello Statuto Speciale, per non parlare poi dell'articolo 51, articoli che sono stati rivisitati di recente e votati attraverso un ordine del giorno. Noi ci troviamo oggi di fronte al centro di forti conflitti istituzionali a tutti i livelli, interni ed esterni alla Sardegna. Non è più questione di aprire ormai i famosi tavoli tra amici o darci appuntamento a Roma per discutere tra sardi di questioni sarde. Anche questa scelta tipica di un uomo in fuga sa di presa di distanza e di disconoscimento del valore istituzionale delle sedi della nostra terra. E non è vero che tutto fa brodo, non è vero che un luogo vale l'altro per discutere, per prendere decisioni politiche anche forti come questa situazione nei confronti dello Stato italiano. Anche il valore simbolico delle nostre sedi istituzionali era enorme, per cui non ritengo opportuno andare in Italia per parlare fra noi e di cose, di problemi che riguardano noi. Quindi io invito il Presidente rigorosamente a rientrare in aula e che la Giunta sia presente, perché sennò prima o poi, Presidente Lombardo, dovremmo chiedere la cortesia di issare delle fotografie con i nomi, perché c'è anche difficoltà ad associare i nomi alle facce dei nostri assessori. Quindi ora ci accingiamo a discutere della finanziaria 2012 in un clima di totale disperazione economica nei nostri territori, per cui c'è da chiederci se questa finanziaria soddisferà almeno in parte le aspettative dei sardi in sofferenza. Purtroppo a questa finanziaria che abbiamo visto in questi tempi manca una strategia globale di emancipazione economica, sociale, culturale e ambientale per la Sardegna. Nonostante gli sforzi fatti dai colleghi della Terza Commissione sulla proposta presentata dalla Giunta per cercare di dare un minimo di dignità economica e corrispondenza alle richieste della società sarda, alla proposta presentata dalla Giunta, e nonostante tali integrazioni essa continua ad essere impresentabile, incoerente e non dà alcuna prospettiva di uscita dalla crisi per l'economia sarda.
il compito della regione autonoma della Sardegna, quindi l'ammissione della finanziaria come atto fondamentale per le sorti della nostra economia, cioè sarebbe dovuto essere quello di recepire le emergenze che vengono dal mondo industriale, degli artigiani, dei pastori, dei contadini, delle libere professioni, del piccolo commercio. Va bene.